Buongiorno a tutti da Alice Giarolo e Nicola Lazzarin e benvenuti alla nostra nuova puntata di La finestra sul cortile, che come sapete è la nostra rubrica di attualità che si propone di allargare lo sguardo oltre il cortile con uno stile che vuole nello stesso tempo informare e far riflettere sugli avvenimenti. Oggi spostiamo la visuale dall'Ucraina, a cui abbiamo dedicato l'ultima puntata, all'area mediterranea e nello specifico in Egitto. Infatti il tema della puntata sarà la vittoria di Mohamed Morsi alle ultime elezioni presidenziali in Egitto. È necessario per comprendere l'importanza e la valenza di questo avvenimento uno sguardo retrospettivo. Infatti, Nicola, ti chiederei di ripercorrere all'indietro gli eventi cardine che ci hanno portato sin qui. Sì, perché giustamente non possiamo ignorare quanto è accaduto lo scorso anno, quando al termine di 18 giorni di rivoluzione, come è noto, e che si inserisce nel contesto più ampio della cosiddetta primavera araba, l'ex capo di Stato Hosni Mubarak è stato deposto dal potere, precisamente in data 11 febbraio 2011, e al seguito di questa deposizione è seguito l'avvento al potere di una giunta militare, anche se questa permanenza è stata continuamente caratterizzata da proteste, in primo luogo per il fatto che non si sapeva questi militari quanto fossero intenzionati a rimanere al potere. E inizialmente, fra le altre cose, era emerso come fossero necessari un periodo di sei mesi in vista della preparazione del paese per una consultazione elettorale. Come è noto, il tempo di attesa è stato molto più lungo, ma si è arrivati alla definizione delle date per queste elezioni, che si sono tenute in una sorta di doppio turno: il primo in data 23-24 maggio e il secondo turno, poi, che si è rivelato decisivo, il 16 e il 17 di giugno. Poi, nelle prime ore del 18, è arrivato l'annuncio ufficiale per mano dei Fratelli Musulmani, e nonostante il timore di brogli, alla fine è emerso come questo Mohamed Morsi è diventato il nuovo presidente egiziano ed è, fra le altre cose molto importante, anche il primo capo di Stato di provenienza islamista a diventare per l'appunto presidente di una nazione araba, di una nazione musulmana, e per cui gli stessi militari sono stati costretti a dover ammettere la sconfitta. Per cui, tra le altre cose, ti chiedo, al di là degli accadimenti più recenti, quali sono le ragioni dell'importanza di queste elezioni? Certo, a me piacerebbe prima di tutto riflettere proprio sul fatto che la Fratellanza Musulmana conquista la presidenza di quello che è il più importante e popoloso Stato arabo, dopo che aveva già vinto le elezioni parlamentari, non dobbiamo dimenticare, anche se il Parlamento poi è stato sciolto per decisione della Corte Suprema, che ha annullato proprio l'esclusione dei candidati legati al passato regime alle elezioni. Quindi l'Islam politico, anche se nella sua veste storica, diciamo, è chiamato alla prova di governo, diciamo, decisiva. E ci arriva dopo 84 anni dalla fondazione della Fratellanza Islamica, che è avvenuta tra l'altro in Egitto per opera di Hassan al-Banna, e diciamo che le cose sono cambiate rispetto a 84 anni fa e che la complessità della società egiziana, della situazione, è comunque molto più possente. L'altro aspetto interessante è che comunque queste elezioni, le prime dopo la rivoluzione egiziana, sono le prime consultazioni elettorali con più di un candidato dopo quelle del 2005. L'altro aspetto interessante è che Mohamed Morsi è la prima personalità civile che viene eletta dalla popolazione egiziana. Morsi, infatti, il candidato dei Fratelli Musulmani per la formazione politica denominata Libertà e Giustizia, ha avuto la meglio sul candidato indipendente dell'opposizione Ahed Shafik, che era stato ex primo ministro e membro della giunta militare che era succeduta proprio al crollo di Mubarak. Il primo, appunto Morsi, ha vinto con un consenso del 51,7%, sul secondo, che invece aveva un consenso del 48,3%, quindi tutto sommato si tratta di una vittoria di margine. L'elemento interessante sul quale, Nicola, vorrei che ci aiutassi veramente a riflettere è che, nonostante l'ufficialità delle elezioni, appunto, di Morsi, le tensioni in Egitto alla fine non sono venute meno. E poi ti chiederei di dare una fisionomia, insomma, di questo nuovo presidente. Sì, perché al momento della proclamazione, in effetti, i sostenitori di Morsi si sono, come dire, abbandonati a dei festeggiamenti nella celeberrima piazza Tahrir, che ha ospitato le manifestazioni rivoluzionarie contro il vecchio regime, e
non mancando però di dar vita anche a degli scontri abbastanza violenti con le autorità che avevano l'incarico appunto di sorvegliare sulle elezioni. Queste proteste, per la verità, erano in corso da 4 giorni ed erano dovute a ritardi che si sono verificati nella comunicazione del vincitore. Morsi, come per riallacciarmi al tuo discorso, non è per l'appunto una figura completamente nuova nel panorama politico egiziano. Nonostante il partito di cui lui sia capo è stato fondato dalla Fratellanza Musulmana in seguito alla rivoluzione che è avvenuta nel paese, lui dal 2000 al 2005 ha già fatto parte del Parlamento in qualità di un suo membro, e durante questi 5 anni di militanza lo si ricorda fondamentalmente per alcune battaglie molto peculiari. Una è stata quella intrapresa contro, ad esempio, la corruzione dello stesso Parlamento, però possiamo citarne anche delle altre. Un'altra è stata la denuncia che fece esplicitamente nei confronti del governo, colpevole a suo avviso di aver concesso, come dire, la libera circolazione di copertine e di contenuti televisivi dal contenuto immorale. E proprio in questo senso deve essere anche letta la sua contrarietà alla diffusione di concorsi come quelli di Miss Egitto, perché da lui sarebbero considerati contrari alle norme sociali, alla Costituzione e alla stessa legge religiosa islamica, che è per l'appunto la Sharia. Quindi, tra le altre cose, poi un tratto caratteristico della sua campagna elettorale è stato questo continuo rimarcare la sua distanza, la sua differenza dal candidato dell'opposizione Shafik, che dal suo punto di vista è un perfetto continuatore dell'era Mubarak, sperando in questo quindi, come dire, di far breccia anche presso quelli che sono i circoli liberali e le minoranze del paese. È importante dal punto di vista simbolico il suo primo gesto da presidente eletto, che è stato quello di dimettersi nelle vesti di membro della Fratellanza Musulmana. Ti chiederei quindi a questo punto di, come dire, inquadrare meglio il suo profilo e il suo mandato, quello che si profila essere poi il suo mandato nelle vesti del nuovo presidente eletto, come vogliamo definirlo, insomma. Sì, diciamo che questa personalità infatti si è presentata con l'idea di conferire nuova dignità al popolo egiziano in uno Stato che non sia teocratico, ma che comunque sia fondato sulla legge religiosa. Quindi ritorna un po' quello che tu ci hai raccontato. Questa ricostruzione dell'Egitto è pensata come una ricostruzione dalle fondamenta, che ha come obiettivo dichiarato di riplasmare l'Egitto sulla base rappresentativa del paese. Infatti lo stesso Morsi ha dichiarato e ha ribadito l'intenzione di governare con l'ausilio di tutte le forze politiche e sociali dell'Egitto. Un'altra mossa molto importante anche sul piano dell'opinione pubblica è stata la sua dichiarazione di voler dar maggior spazio alle donne nella società egiziana, e in particolare conferendo loro una maggior presenza all'interno della vita pubblica e cercando di rimuovere quelli che potevano essere gli ostacoli che potevano fungere da discriminazione alla donna. Questa è una mossa, diciamo, sulla quale sono riversate molte aspettative. In generale possiamo dire che la sua presidenza ha comunque riportato una certa fiducia nelle istituzioni democratiche, ma io credo che la difficoltà maggiore sia che lui comunque deve misurarsi da un lato con la presenza dei militari e dall'altro comunque con la tutela dei valori che hanno portato la rivoluzione. E quindi un mandato non certo privo di difficoltà, e ti chiederei un po' di analizzare l'origine di queste difficoltà che ora sembrano così evidenti. Sì, perché queste elezioni, diciamo, che da cui poi è scaturita la sua vittoria, sembravano l'evento che avrebbe dovuto, come dire, compiere il passaggio definitivo e chiudere la fase di transizione dalla giunta militare verso la democrazia. Tuttavia la presidenza di Morsi si troverà costretta a dover convivere con i militari, perché nonostante la giunta abbia per l'appunto già annunciato il termine di questa fase di transizione, gli stessi militari hanno già ripreso nelle proprie mani il controllo del potere legislativo una volta sciolto il Parlamento, e per giunta una modifica costituzionale ha anche fortemente limitato quelli che sono i poteri effettivi del presidente, e mossa questa che non ha mancato di alimentare ulteriormente quelle che poi sono state le proteste di piazza di cui dicevamo poco fa.
Questi emendamenti poi integrano una dichiarazione costituzionale che risale al marzo del 2011 e che sancisce che i militari abbiano il potere di veto per quanto riguarda la dichiarazione di guerra e il diritto decisionale su quelli che sono i lavori dell'Assemblea Costituente. Quindi tra potere legislativo da una parte e altre interferenze più o meno pesanti, insomma, che gravano sul mandato del presidente, è prevedibile che, come dire, Morsi resterà una sorta di presidente dimezzato in merito all'esercizio delle sue funzioni e delle sue prerogative per almeno un anno, quindi in assoluto non un periodo non limitato di non esattamente circostanziato di tempo, ecco. E se non altro durante questa fase Morsi avrà il modo di dar vita ad un'assemblea costituente che avrà il compito di rieleggere un nuovo Parlamento, ma su tutto questo grava la pesante ipoteca della situazione economica, perché se non altro per due ragioni fondamentali: perché abbiamo alle spalle un trentennio di, come dire, malagestione, di malversazioni operate dal vecchio regime di Mubarak; dall'altro poi la rivoluzione ha portato con sé un tracollo di industria turistica fondamentale per la sorte dell'economia del paese, che attende da allora ancora di riprendersi. Poi ci sono dati molto allarmanti anche per quanto riguarda la disoccupazione, in primo luogo quella dei giovani, e la povertà che, stando alle statistiche, colpirebbe circa il 40% della popolazione egiziana. Quindi dalle dichiarazioni di intenti pur apprezzabili alla capacità di governare poi effettivamente il paese, come dire, ce ne vuole. Quindi in ultima analisi poi ti chiederei se è possibile fare un bilancio generale alla luce di quanto abbiamo avuto modo di dire sino ad adesso. Certo, io sposterei un attimo lo sguardo, diciamo, sul resto del mondo che ha seguito e continua a seguire l'andamento della rivoluzione egiziana, perché da questo avvenimento delle elezioni presidenziali comunque dovrà imparare a mettersi da parte e a rispettare quella che è stata la scelta del popolo, che appunto ha deciso di affidarsi all'Islam politico per ricostruire il paese e mantenere quelle acquisizioni conquistate con la rivoluzione. Quindi in qualche modo l'Egitto potrebbe anche diventare un suggestivo laboratorio politico di democrazia islamica a cui guardare senza voler metterci le mani sopra. Inoltre direi che il popolo ritorna ad avere un ruolo fondamentale, perché deve essere lui stesso a verificare la presidenza di Morsi, in modo che questo non si trasformi in un nuovo regime camuffato. Diciamo che il popolo comunque ha avuto da questa rivoluzione l'insegnamento più importante, che è quello che un governatore può essere deposto dai suoi non più sudditi, appunto, ma popolo, e ha ripreso il valore della sovranità popolare. Il governante, dall'altra parte, comunque non può più ignorare che la prima verifica della sua opera di fatto sono i suoi stessi cittadini, che hanno smesso di sentirsi sudditi del potere prima ancora dei militari oppure dei paesi che sono più o meno alleati dell'Egitto, a cominciare dagli Stati Uniti, che sono il principale fornitore di armi dell'Egitto. E diciamo che questo può essere anche un insegnamento generale, di stare ben allerta a guardare bene chi ci governa, quel che fa, a partire dall'informazione, quindi anche la funzione che può avere questo programma. Allora, prima del mio racconto di questo incontro con Maria, una ragazza egiziana, vorrei chiederti, Nicola, se tu hai delle valutazioni generali sull'Egitto. Sì, rilacciandomi agli ultimi discorsi che abbiamo avuto modo di fare in materia, secondo me è molto interessante constatare come le rivoluzioni, non tutte, ma molto spesso, nascano sempre da una molteplicità di istanze che non sono, per carità, tutte riconducibili strettamente all'ambito politico. Però poi, nel momento in cui si ha l'affermazione di un nuovo potere rispetto al vecchio regime che si è abbattuto, in questo sta per l'appunto la responsabilità che spetta ai popoli, eventualmente quella di monitorare se le istanze che erano la base della rivoluzione stessa poi vengono rispettate e danno origine ad un potere che è radicalmente diverso, oppure se invece questo finisce semplicemente per tramutarsi in una sorta di sostituzione che non fa che fa rimpiangere per certi aspetti quello che in realtà ci si è lasciati alle spalle. Quindi da questo punto di vista sicuramente agli egiziani spetta una grossa responsabilità, che per l'appunto sarà quella di monitorare, di controllare che il nuovo regime sia diverso da quello insomma che è caduto l'anno scorso.
Quindi io... Sì, io su questo avrei una riflessione di natura filosofica, no? Che questo filosofo del Novecento, che è Gilles Deleuze, parla di linee di fuga, che sono quelle della rivoluzione, e poi le linee di morte, che sono il ritorno all'ordine. Quindi quanto la vitalità delle linee di fuga poi riesca a rimanere nel tracciato di ciò che porta alla rivoluzione. Io sì, vabbè, sì, ok, dai, con i saluti allora. Sì, sì. Okay, sì. E da ritaglio. Aspetta. Taglio. Vai, vai, vai. Sì, sì, ok. Bene, quindi anche per questa sera abbiamo terminato. Vi salutiamo e vi ricordiamo che nel mese di agosto noi non andremo in onda, ci prendiamo questa pausa, poi ritorniamo a settembre con delle nuove puntate, con altri interessanti temi da sviluppare. Quindi da parte mia, di Nicola Lazzarin e di Alice Giarolo, un cordiale saluto e ci risentiamo per l'appunto a settembre. Ok, prima della lettura vi do una spiegazione della scelta di questa lettura, che risale ai miei ultimi mesi a Parigi, da marzo a giugno, in cui ho avuto l'onore a fine aprile di ricevere in stanza questa ragazza che veniva dalla rivoluzione in Egitto, Maria appunto, con cui ho condiviso la stanza e mi sono fatta raccontare della rivoluzione. Però la cosa che più mi ha colpito del suo atteggiamento era che lei, quando usciva, non chiudeva la porta della stanza; quando noi eravamo dentro la stanza, lei chiudeva a chiave 3 volte la porta. E questo lei mi ha spiegato che era il retaggio più forte che lei si è portata dietro dalle paure, dell'energia di questa rivoluzione. E quindi, pensando a lei, ho scelto questo pezzo, che è tratto dal libro degli abbracci di Edoardo Galeno, che tra l'altro è un scrittore uruguaiano che, in seguito al golpe del 1973, è stato imprigionato e poi espulso dal suo paese e ha vissuto in esilio fino al 1985, anno della caduta del regime. Quindi questa scelta è anche importante per questo evento che possiamo, diciamo, comparare. E quindi vi regalo questa lettura, da Sogni per la fine dell'esilio. Le si erano rotte le lenti degli occhiali, le aveva perduto le chiavi. Lei cercava le chiavi per tutta la città, a tentoni, per terra, a 4 zampe. E quando alla fine le trovava, le chiavi le dicevano che non erano buone ad aprire le sue porte. Ci risentiamo a settembre con la nuova puntata della Finestra sul Cortile. Ci risentiamo a settembre.